E dopo l'amarissima, bruttissima eliminazione in semifinale di Champions, rifilataci da parte del Paris Saint-Germain, da Mbappé e compagni, siamo qui oggi ragazzi per il finale non solo di stagione, ma il finale di una intera carriera, una bellissima carriera che tanto ci ha fatto soffrire con le sconfitte, con le eliminazioni, ma che tanto ci ha fatto anche gioire, portandoci a completare una stagione, una carriera, scusate, bellissima, con tanto di campionato, di Coppa Italia, abbiamo anche vinto la Champions League, ma non siamo riusciti purtroppo a formare il triplete che tanto sognavamo. Però in questo finale di stagione, in questo finale di carriera, abbiamo ancora la possibilità di vincere un altro campionato e un'altra Coppa Italia, giusto per consolarci da quello che poteva essere il triplete, vincendo anche, arrivando prima in finale di Champions contro la Juventus, e invece no, siamo stati fermati. Però ci consoliamo così, certo non sarà la Champions League, non sarà il triplete, ma almeno campionato e Coppa Italia vogliamo vincerli. E quindi partiamo dal Monza subito, ragazzi, siamo a 2 punti di distacco sia dal Milan che dalla Roma, quindi non abbiamo possibilità di sbagliare, e non dobbiamo sbagliare assolutamente, quindi queste ultime partite ce le giochiamo proprio con i migliori in assoluto, perché non dobbiamo sbagliare. Se vinciamo siamo sempre un bel passettino in avanti, dobbiamo allungare quanto più possibile perché sono rimaste 3 giornate di campionato più ovviamente la finale di Coppa Italia. Quindi partiamo da questo Monza, partiamo, cerchiamo di togliercelo di mezzo quanto più presto possibile, così ci andiamo a giocare le 2 partite di contro la Juventus, una in finale di Coppa Italia e l'altra in campionato, sperando che non ci sia bisogno di giocarci anche l'ultima di campionato, che magari andremo a simulare solo per vederci la premiazione. Però bisogna vedere prima che cosa facciamo noi, soprattutto però che cosa fanno le nostre inseguitrici. Ritorna Hjulmand, tra l'altro in regia da titolare, ovviamente ci è mancato tantissimo. Subito Dreyer per l'1-0, bravo Dreyer, bravo, 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 sempre presente, sempre stato presente. Tra l'altro ragazzi, oggi vedremo quante presenze in totale ha fatto il nostro Baschirotto, che vi ricordo essere stato scelto per l'obiettivo che ho creato io, onnipresente, e cioè, ve lo ricordo, bisognava scegliere un difensore centrale italiano. Noi abbiamo scelto Baschirotto, anzi io l'ho scelto Baschirotto perché mi sembrava quello più giusto per poter fare questo obiettivo, e l'obiettivo appunto era renderlo il più presente della squadra. Quindi a parte infortuni o cartellini rossi, sarebbe dovuto essere sempre partito titolare. Ovviamente si poteva essere sostituito magari in corso d'opera, in corso della partita, però sempre partendo da titolare. E oggi ragazzi scopriremo quante presenze è riuscito a fare in 5 stagioni. Io ovviamente me lo sono già scritto, mi sono tenuto tutte le statistiche aggiornate ovviamente, per vedere il nostro Baschirotto quante presenze, quanto è stato presente, quanto è stato fondamentale per questa squadra, veramente fondamentale, eh? Non me lo sarei mai aspettato da un 71 essere così presente e così forte. Si parte subito, dai, 2-0, 23 minuti, bravo Costa, finalmente Costa, mamma mia, quest'anno è calato un pochino di prestazione il nostro Costa, eh? È calato un bel po', è calato, peccato perché nella scorsa stagione sembrava essere diventato finalmente un attaccante con tutti gli attributi giusti, con tutti gli attributi a posto. No, non è fallo, non è mai fallo. Però comunque i suoi 18 gol li ha fatti, dai. Dentro qualcuno, non c'è mai nessuno dentro. È una cosa incredibile. Costa per la doppietta! Bravo Costa, bello l'inserimento. È arrivato dalla difesa, chissà perché è stato in difesa, vabbè. Va bene, ci ha messo un quarto d'ora per tornare, però alla fine ha segnato, questo è l'importante, bravi, 3-0, dai, facciamo l'altro e simuliamo, dai, prima che finisce sto primo tempo, dai, si vede, si sente, Dreyer è qui presente, attenzione, no, vabbè, Hjulmand deve,
deve recuperare un pochino dall'infortunio. È calato anche di un punto di overall da 87 a 86. 7 mesi fuori sono stati una batosta, veramente una batosta per lui. Però è tornato, pieni regimi. Vai, Il recupero sarà di rifiuto. Attenzione al bravissimo. movimento L'hai dell'avversario. visto? L'hai visto? Palla Bellissimo! Ancora un altro gol del nostro Vittorino. Ancora un altro gol. Siamo a 37 gol in 37 partite, se non sbaglio. O in 36 partite? No, 36, 36, perché ne sono rimaste 3, quindi 36, 37 e 38, sì. Mamma mia, una potenza, una potenza, una potenza sto ragazzo. Senti, facciamo i cambi, facciamoli adesso. Sì, mettiamo Aslani perché Yulman lo vedo un pochino così. Osimhen entra anche Moro, ovviamente, al posto di Costa, Arce, Cocco al posto di Samek. E poi Bianchi o Gendré, facciamo Bianchi, dai, Bianchi al posto di Baschirotto. Ho esaurito le sostituzioni, perché quante ne ho fatte? 1, 2, 3? Ah, ne ho fatte 5, no, ok, allora va bene così, va bene così. Fammi fare i cambi, perfetto, e andiamo a simularla, perché tanto sul 4-0, che vuoi che facciano? 5-1, segna anche Moro, bravissimo. Ok, abbiamo bissato la vittoria dell'andata. All'andata vincemmo 4-0 contro questo Monza. Non è che me lo ricordo perché è stata una partita speciale, ma solo perché l'avevo letto nelle notizie. E ora, finale di Coppa Italia. Bella, bella, bella. Questa, se nel caso, ce la giochiamo in maniera integrale. Mister, so che Morten, guarda, mi dispiace. Lo so, però figlio mio, non posso. Sì, tutti mo vogliono giocare, tutti vogliono giocare. No, mi dispiace. Ci aspettano partite più importanti. Spero di non disturbare. I ragazzi mi hanno chiesto di parlarle. Sono un po' preoccupati dalla direzione intrapresa dalla squadra. Sembra quasi che si accontenti del minimo risultato. Con questa mentalità non si vincerà mai niente. Vorremmo sapere da lei come intende migliorare la situazione. Guarda, Baschirotto, abbiamo solo perso la Champions League. Nel senso, siamo in corsa per il campionato, siamo in corsa per la Coppa Italia, ci stiamo per giocare la finale. E mi vieni a dire queste cose? Ma non funziona così, però, caro mio, non funziona così. Allora, siamo tutti un pochino stanchi, sia noi che loro, però ce la dobbiamo giocare. Anzi, l'unico cambio che faccio è mettere Cocco. L'unico cambio che voglio fare. E ragazzi, cioè io non vi posso portare tutti quanti. Veramente, io non posso portarvi tutti. Non so cosa fare, mi avete messo in difficoltà. Comunque, dicevo, questa partita io me la gioco ovviamente, ma tutta, e dipende poi che cosa succede più avanti, nelle prossime partite. Se la state vedendo in maniera integrale, se la starete vedendo in maniera integrale, vuol dire che è andata tutta bene, altrimenti vuol dire che ce ne dobbiamo giocare 4 oggi in questo episodio. Quindi, andiamo belli spediti. Andiamo a segnare, per favore, facciamoci valere in campionato soprattutto. Questa ce la possiamo anche lottare, anzi ce la dobbiamo lottare. Spero che sia lottata fino all'ultimo secondo dei tempi supplementari, fino ai rigori, per mettere anche più brio, più emozione in questa sfida. La speranza che si possa vincere però, eh. Che se non vinciamo sta Coppa Italia, altro che delusione. Altro che delusione Costa! Altro che delusione Costa! Lui sì, c'è sempre. Anche quando non c'è, lui c'è. Se la stava preparando per questo finale di stagione, se li stava preparando. Bravo Costa, bravo. Dai, dai, dai ragazzi, dai. Dai ragazzi, dai, dai ragazzi, dai. Dai che si festeggia, dai, in questo finale di carriera almeno datemi sta soddisfazione. Io voglio finire con due festeggiamenti, il campionato e la Coppa Italia, e basta. Poi
Poi mi va bene, ok, che non abbiamo vinto la Champions, ok, non siamo riusciti a fare il triplete. Però ci consoliamo così. So che non è la stessa cosa, però questo ci è rimasto. Questo ci è rimasto! Il 2-0, subito, repentino, contro questa Juventus. Che ormai in campionato non ha più nulla da dire, se non prendersi, magari strappare il posto in Champions. Però, in questa Coppa Italia, arrivata in finale, ma... ci è arrivata coi piedi sbagliati, mi sa, eh. Sono scesi in campo in maniera perfetta. 5 gol in 5 partite, Osimhen, anche in Coppa Italia. Un mostro. Addirittura. Ecco. E poi Dreyer fa il movimento e si ferma. È arrivato il gol della Juve, eh. Sta arrivando. Lo sento. Lo sento il gol della Juve. Guarda, neanche a spazzare si riesce a mandare la palla lontana. Oddio, perché non si è girato e ha tirato? Non lo so e non lo voglio neanche sapere. Mamma mia, Courtois, mantiene la porta inviolata per il momento. Ma tanto segnano adesso. Sì, sono sicuro che segnano, stanno martellando. Guarda come perdiamo palla. Lo sapevo. Lo sapevo, va bene comunque. Sempre nostra, dai. Bravo. Vai Costa. L'hai visto, bravo Teo. Dentro. Ehi! Io non capisco perché si mettono sempre dietro per... quando ci stanno i cross, sempre dietro i difensori finiscono, io non capisco. Osimhen, sì, un po' meno giocoliere, un po' più concreto, dai. Non è che dobbiamo giocherellare adesso. È un attimo che ci recuperano, eh. Bravo Ara, va bene. Bravo Teo. Dai. Comunque, ragazzi, fatemi sapere, ovviamente, se questa carriera vi è piaciuta. Se chi è stato il vostro preferito in tutti questi anni, chi proprio non avete sopportato, fatemi sapere un bel po' di cose, che mi piacerebbe ovviamente sapere anche la vostra. Mi piacerebbe. Oh, no, l'abbiamo preso. Lo sapevo che sarebbe arrivato Vlahovic, ma va bene, comunque ci sta, è una finale di Coppa Italia. Un gol in cima, ovviamente noi facciamo sempre fare i primi gol, facciamo fare. Esce qua questo primo tempo, io direi che cambi potremmo anche non farne per il momento, perché stiamo giocando tutti bene. Tra l'altro oggi mi sono messo in gingheri, bello, un pochino elegante proprio per l'occasione. Certo, avevo pensato ad altro per questo finale di stagione. Magari se ci fosse stata anche la Champions sarebbe stato un abbigliamento un pochino diverso, però diciamo che senza Champions League l'abbigliamento cambia. Non mi sembrava bello fare quest'ultimo episodio così, in quel modo come l'avevo pensato. 3-1 per il Lecce. Ancora Osimhen. Ragazzi, ma sto Cristiano, no? Sto ragazzo, ma quanti gol ci ha fatto sta stagione? Quanti gol ha fatto sta stagione? Mamma mia, abbiamo trovato nel comprarlo. Una fortuna, una miniera d'oro. Prossimo incontro di nuovo contro la Juventus, ovviamente. E visto che stiamo vincendo in Coppa Italia, io sono sicuro che in campionato faremo fatica. Ne sono sicuro. Non so perché, ma ho questa sensazione qua. Non so perché. L'hai visto? Vai per... Ah no, era lui Cocco. Ok. Vai Teo. Bellissima. Dreyer. Mamma mia. 4-1. Mancano 30 minuti e io direi che qualche cambio adesso lo si può fare. Allora, sempre per risparmiare un po' le energie, entra Slani, almeno gioca, entra Mouraud perché mi è abbastanza triste,
Entra Gendre al posto di Balde. Abbiamo fatto 1, 2, 3. Guarda, facciamo il maestro pure. Facciamo fagioli. No, per il momento così, dai, poi più avanti, se in caso, facciamo anche fagioli e il maestro, va. Ennesima finale persa, tra l'altro, la Juventus per 4-1, cioè, una tradizione per la Juventus perdere le finali. Una tradizione che va avanti da un sacco di tempo. Vai, bravissimo, Costa, ancora? No, volevo il 5-1. Sì, dai, dai, è finita, è finita, è finita. Arbitro fischia, dai, non possono recuperare più. Arbitro fischia, inutile che li fai giocare. Fischia prima, fischia, dai, ormai è finita, ormai è finita. Ormai è finita, ragazzi. Arrendetevi, arrendetevi. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da giocare. Dai, è belli, dai. Per il 5-1? No, mi ha fermato. E finisce qua. Finisce qua la seconda Coppa Italia di questo Lecce. Se la vincono loro, se la guadagnano loro. E ora tutti a festeggiare. Tutti a festeggiare per consolarci della Champions League, che non penseremo più, non nominerò più, perché non è il momento di pensare a queste cose, è il momento di gioire, è il momento dei fuochi d'artificio, è il momento della coppa, è il momento della premiazione dove tutti sono contenti, tutti festeggiano e poi ovviamente le foto di rito e sarà festa grande per tutta la notte ed eccoli qua sul palcoscenico. Al centrocampo arrivano, salgono tutti, applausi da parte di tutto lo stadio, anche i tifosi della Juventus si mettono ad applaudire questa grandissima squadra. Questi colori, il giallo e il rosso, ed eccolo Paschirotto, per l'ennesima volta da capitano alza l'ennesimo trofeo al cielo, un'altra Coppa Italia in bacheca di questo Lecce. Ed eccolo qua, ed eccoli qua. Tutti contenti, tutti felici, anche i tifosi sorridono, esultano, festeggiano. E non immagino a Lecce che festa ci sarà, non immagino, non riesco neanche ad immaginare. E ora si porta sotto tutti i tifosi, sotto la curva, sotto la tribuna, si festeggia tutti insieme. Eccoli qua. Eccoli qua, i nostri campioni, i nostri eroi, ma non è finita qui. Non è finita qui. Fuochi d'artificio. Foto di rito. E si finisce qua. Per il momento, perché ci rimane ancora il campionato da vincere. Ci rimane ancora un altro festeggiamento da fare. Bravi tutti, bravi, 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 bravi. Allora, torniamo a casa, va? Ed ora di nuovo Juventus. Questa volta però in campionato. Grazie per avermi fatto riassaggiare il campo. Prego, Hjulmand, prego. Prego, prego, prego. Si ritorna, si ritorna. 76 punti la Juve, che si è riuscita a guadagnare per il momento il posto in Champions con 5 punti di vantaggio. Sull'Inter noi abbiamo 2 punti di vantaggio sul Milan, che potrebbero diventare 5 qualora dovessero perdere e noi vincere, ovviamente. Potrebbero diventare 4 qualora andassero a pareggiare, quindi 82-86 noi, sempre se noi dovessimo andare a vincere. Altrimenti non voglio neanche pensarci, altrimenti non voglio neanche pensarci. Quindi potrebbe arrivare già qui la vittoria di questo campionato, dipende tutto da che cosa fa il Milan. Quindi vorrei vedere intanto notizie e gol, voglio vedere solo il Milan che cosa fa sinceramente. Milan e Roma vorrei solo vedere loro due. Uno contro il Monza, l'altro contro la Salernitana, quindi sarà tosta, sarà tosta.
Andiamo così. E quindi si rinnova la sfida Juventus-Lecce, un'altra volta a 3 giorni di distanza. Saranno amareggiati, ma saranno ovviamente anche nervosissimi, arrabbiatissimi per aver perso la Coppa Italia con un 4-1 umiliante, un 4-1 umiliante, sinceramente. Quindi mi aspetto una sfida molto molto combattuta, mi aspetto una sfida dove non ci sarà esclusione di colpi, dove ogni colpo sarà valido e lecito. Però noi dobbiamo dimostrare che abbiamo vinto, perché siamo più grandi di loro, siamo più forti di loro. È buonissima. Si parte subito con l'1-0? Si parte subito con l'1-0. Un altro gol di Victor Osimhen. L'ennesimo. Mamma mia. Una sentenza. Segna sempre, ad ogni partita. Veramente incredibile. Bravo Victor, bravo. Quanti gol? Non ce lo dice. Tra l'altro, pure nel menu, nella brosa, quando vado a vedere le statistiche, si sono tutte azzerate. Io non capisco perché. Sono tutte a zero. Quindi non ho potuto vedere niente. Non posso vedere quanti gol hanno fatto. Non posso vedere il voto di media, quante presenze hanno fatto. Non posso vedere gli assist. Non so perché. Però fatto sta. Vai Balde, vai Victor. No, la palla era buonissima. Baschirotto, mamma mia, Baschirotto. Palla ancora della Juventus, però attenzione. Mamma mia, ho fatto una scivolata su Courtois, che si è buttato, però comunque l'ha presa. Vai Baschi, mi raccomando, non ci facciamo saltare. Bravo Teo, attenzione Courtois, attenzione. Buono, andiamo a prenderla sta palla. Troppo tempo vicino alla nostra area. No, Baschirotto si fa saltare, ma Araujo no. E vabbè, e che dobbiamo fare? Vai Samek, da solo. Provaci! No! Tra l'altro fanno rotazione in porta, me ne sono accorto adesso, In finale di Coppa Italia c'era Szczęsny e adesso c'è Bono in porta. Me ne sono accorto adesso. Hanno due portieri ancora. Sono validissimi! Insomma, uno ne ha preso 4, l'altro ne ha presi già 2. Insomma, non so quanto siano validi. Doppietta per Osimhen. Stavolta me lo dici quanti gol ha fatto o devo... No, non me lo vuole dire. Però eravamo a 37, adesso dovrebbero essere... Io non mi ricordo... Contro il Monza quanti... Ah, 39 in 34 partite. Ma ha superato il record di Higuain e di Immobile. Addirittura 30. Facciamo cifra tonda. Andiamo a fargliene fare 40 di gol. L'hai visto? C'è. Ehi, peccato. Finisce qua questo primo tempo. 2-0 per il momento. La Roma vince 2-0. Il Milan vince 2-0. Ok, quindi sicuramente ci dovremmo giocare anche l'ultima partita. Ma questo è rosso, signora, ma siamo impazziti. Questo è rosso tutta la vita, signora, ma stiamo scherzando? Ma è rosso tutta la vita. Ma è pazzo Diogo Dalot, è pazzo. No, l'avevo vista proprio dentro.
Tra l'altro le uniche notizie che non mi sono arrivate sono quelle proprio di Milan e Roma. Mi stanno arrivando tutte le notizie del mondo tranne quelle che mi servivano, tranne quelle che ho chiesto. Vai. Vai. Anche assist man. Vai, Costa. Costa. Ah, peccato. Terzo gol per il Milan. Milan Monza 3-0. Quindi sì, ce la giochiamo nell'ultima giornata. Aia. Peccato. Dai, facciamolo sto 3-0, dai. Ruolo spesso bistrattato quello del portiere. Vai. Vai. Player, va bene, va bene, va bene. Bravo. Vai che si va, vai che si va, vai che si va. Vai che si va, vai che si va, vai che si va. L'hai visto? Bellissima la palla per Arce. Arce non può sbagliare. Arce per il 3-0. Partita chiusa ormai. Partita chiusa. Partita finita qua. È finita qua. È finita qua. E qui possiamo rivedere la ferma l'azione. Ancora una buonissima palla per Arce. Forse non è finita qua. Potrebbe arrivare l'altro. E arriva l'altro in fotocopia quasi. Assist di Gonzalez. Bravo Gonzalez. Bravo. 4-0, ora sì che è finita, ora sì che è finita, per forza, 4-0, voglio dire, all'88esimo, c'è più niente da fare, c'è più niente da fare per questa Juventus, che è sempre stata più o meno la nostra bestia nera, ci ha sempre battuto e con ampi margini, se non ricordo male, ma questa stagione si è dovuta arrendere, in questo finale di stagione, in questo finale di carriera si è dovuta arrendere completamente. C'è spazio per l'altro. C'è spazio per la tripletta. C'è spazio per la tripletta di Arce. Entra a 10 minuti dalla fine. Tripletta così a random. 5-0. Umiliante. Madonna, che Arce. Bravissimo. È entrato benissimo. È entrato. Mamma mia. Finita qua. Dai, finita. È finita. Finita qua. È finita qua. Arce, tripletta. In 5 minuti. In 5 minuti ha segnato tutto. Va bene così. Va bene così. Ed ora. È arrivato il finale che tutti stavamo aspettando. Il finale di stagione contro l'Udinese. Aia. Tutti vogliono andare via. Brahimi. No, Brahimi, Bairami, Sanchez, Longo, vabbè, li vedo dopo che finisce questa partita, dai, tanto in 2 giorni non credo che diranno addio alla nostra primavera. Siamo arrivati qui, ultima partita, 130 gol fatti? Ma veramente? 130 gol fatti? Ma non ho mai segnato così tanto in qualsiasi carriera che io abbia mai fatto. Non ho mai segnato così tanto, ve lo giuro. Mai. Comunque la versione PS4, ragazzi, è proprio buggata, eh. Proprio brutta. Allora, 86-84, Roma ormai fuori dai giochi. E quindi ce l'andiamo a giocare contro l'Udinese per l'ultima partita. Potrebbe essere una passerella, come potrebbe essere difficilissimo arrivare alla fine e conquistare poi lo scudetto. Ce l'andiamo a giocare così, sempre con i migliori. Festeggiamenti quindi che potrebbero arrivare a casa nostra nell'ultima giornata di campionato. Partita da non sottovalutare, ok, giochiamo contro l'Udinese, bassa classifica o metà, adesso non ricordo precisamente. Ma potrebbe essere proprio questo il match più difficile della stagione. Potrebbe diventarlo, ma no, Costa ci mette subito lo zampino. Ma il portiere dice di no. Non si festeggia adesso. Bella. Bello il gioco. L'hai visto? Costa! Subito 1-0. Subito 1-0. Con un mancino micidiale. Con un mancino potentissimo. Sotto il 7. Sul palo lungo. Portiere che non può fare nulla. Che belli scambi. Che bel gioco. Mamma mia. Costa subito. Pam pam. Bello, oh, stava carico, lo si è visto subito, Costa carichissimo, carico pallettoni Costa. Dai ragazzi, dai che se ci perdiamo di nuovo il campionato all'ultimo, io giuro che sclero come non ho mai fatto. No, Costa, meglio,
Lo so che tu i passaggi siete litigati, tu i passaggi. Prova il blitz in avanti. Però oggi mi servi tutto. Oggi mi serve tutto, mi serve. E Baschi. No, Baschi, no, Baschi, 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 Baschi. Mi raccomando, eh. L'hai visto? Parti, Costa. Prima, Costa, prima, devi partire prima. Costa. Costa, l'hai visto? Samek. 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 Samek per il 2-0. Samek per il 2-0. E i festeggiamenti si avvicinano. I festeggiamenti si avvicinano. Stanno per arrivare. Stanno per arrivare, li sento, si sente, inizia a sentirsi quella dolce musica, quel dolce suono, gli applausi, i fuochi d'artificio, le presentazioni sul palco. Si inizia. 2-0, dai che arriva questo doblete. Dai, 5 gol in 35 partite per Samek. Bravo, non è riuscito mai più ad eguagliare la sua miglior stagione, però comunque è sempre stato un pezzo importantissimo per questo centrocampo, per tutta la squadra. Tra l'altro centrocampo completamente giallorosso con Samek, Hjulmand e il nostro Gonzalez. Poi metteremo anche Gendré. Per riunire un po' quella che era la struttura originaria di questo Lecce, di quando l'abbiamo preso a inizio carriera. Ovviamente manca tanta gente, però è merito anche di chi c'era prima, con una bella nona posizione, se non sbaglio, subito all'esordio di mister El Merkito con questo Lecce. All'esordio in Serie A di questo Lecce, perché arrivava dalla Serie B, squadra ricostruita dal signor Pantaleo Corvino. Ci ha messo anche lo zampino, ovviamente, mister El Merkito. E poi siamo arrivati a costruire questa squadra qui. Costa! No, l'ha presa! Era buona. Paschirotto, Araujo, ci prova Araujo, va bene, fermato, e finisce qua. Finisce con questo primo tempo, 2-0, si avvicina sempre di più, si avvicina sempre di più. Sta arrivando, quindi niente finale di Coppa Italia integrale, purtroppo, è un peccato, però... Ci stiamo giocando 4 partite oggi, quindi sarà un episodio abbastanza lungo, sarà. Attenzione, senza fa... Bravissimo Courtois, bravissimo, ci mette lo zampino, o lo zampone più che altro. La calcia in profondità. Vabbè, qua non poteva fare nulla. Non poteva fare nulla. Va bene, 2-1, Dolberg. Ora l'importante è andare a farne un altro per mantenere la sicurezza, dai. Per mantenere la sicurezza. Osimhen. Basta chiedere. Tu chiedi, Osimhen esegue. Poi con la numero 16, bruttissima. Non gli abbiamo mai cambiato il numero, è vero. Però vabbè, chi se ne frega. Osimhen, tu chiedi, lui esegue. Tu chiedi il gol, lui lo fa. 3-1. Tante emozioni. 40 gol in 35 partite. Ha più gol che presenze sto ragazzo. Incredibile. Altro che Haaland. Ci prova anche Hjulmand. Ormai ha perso la fascia da capitano Hjulmand. Se l'è cucita sul braccio Baschirotto e non se la toglie più. Tripletta di Osimhen. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla premiazione. E questa potrebbe essere l'ultima azione disponibile di questa partita.
Infatti segnano 4-2, ma a noi non frega niente. Non frega niente. 4-2 è buono solo per le statistiche dell'Udinese, ma non per noi. Perché si festeggia. Si festeggia. Si festeggia. Si festeggia anche il campionato. L'ennesimo, il secondo campionato di questo Lecce. Ed ecco la premiazione. E adesso, ovviamente, il nostro Baschirotto con 232 presenze in maglia giallorossa, 3 gol e l'ennesimo trofeo che starà per alzare, diventa il giocatore più presente di questa carriera e va ovviamente a completare l'obiettivo, il più presente, per ricordare il nostro Michele Lorusso, ossia il giocatore con più presenze nella nostra squadra, nella nostra storia. Quasi 40 anni dalla tragica scomparsa, tra l'altro dovrebbe essere, cioè sarà il 40esimo anniversario della sua scomparsa proprio quest'anno, a dicembre, e quindi ho voluto rendere onore a questo grandissimo giocatore con questo obiettivo. E sono contentissimo che il nostro Baschirotto lo abbia portato al termine con queste 232 presenze. Ennesimo trofeo per questo Lecce, ennesimo trofeo alzato da Baschirotto. Ed ora si finisce qua, è finita qui questa bellissima carriera, è finita, non c'è nient'altro da fare, abbiamo vinto di tutto, certo ci è mancato il triplete, però non si può continuare più, sono stati 5 anni bellissimi, 5 stagioni stupende, già dalla prima subito con un nono posto in classifica, abbiamo completato tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti, sia quelli della dirigenza, sia quelli ovviamente creati da me per questa carriera, e quindi finisce qui il nostro sogno, si può dire completato, anche se il triplete rimane un qualcosa di amaro per me. E credo anche per voi, però siamo finiti qui. Io spero che questa carriera vi sia piaciuta, spero di avervi fatto divertire con questa carriera. Ovviamente vi do appuntamento ad altri video sempre qui su FIFA, che usciranno comunque nel corso di questi giorni, faremo qualcos'altro, quindi non abbiamo finito qui la nostra avventura, ma quella con il Lecce si conclude qua. Io vi do appuntamento e decreto la fine di questa carriera, vi do appuntamento ad un nuovo video, ad una nuova serie, ad un qualcos'altro che scoprirete nei prossimi giorni, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi!